un viaggio in bici attraverso la penisola, in cerca di racconti e testimoni, di storie dell'Italia che si muove. Sono Maurizio e ho due passioni, la bicicletta e il nostro paese. Con Gianluca viaggeremo in tandem alla ricerca delle storie nascoste delle nostre città, chiacchierando con amici famosi e non. Per scoprire le ricette per uscire dalla crisi e rimetterci in sella, perché quando impari a pedalare, non scordi più come si fa. Radio Bici, storie dell'Italia che si muove. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte. A Torino si respira aria di mare. Sotto la Mole però attracca solo il bike sharing, ma spostandosi poco più in là, nel mercato di Porta Palazzo, le cassette di verdure sembrano appena scaricate da una banchina, tra voci che arrivano da ogni angolo del mondo. Porta Palazzo era l'antico mercato romano. Un quartiere di immigrazione. Quartiere di immigrazione. Ci trovi marocchini, rumeni, milanesi, siciliani. E la gente viene qua per fare la spesa. È lo stomaco di Torino, il polmone gastronomico. Lo stomaco. Come cresciuto. Sei diventato Kumalé? Per gioco, io ho iniziato con una trasmissione radiofonica nel 91, si chiamava Couscous Clan, era una trasmissione di cucina e musica dal mondo. Al direttore artistico della radio non andava l'idea che io conducessi questa trasmissione con il mio nome di battesimo. Mi fa: ma la vuoi proprio fare questa trasmissione? E fa: certo che la voglio fare. Ti chiamerai Kumalé, che suona molto africano. In realtà Kumalé in piemontese, in lombardo, in ligure, anche in valdostano vuol dire come va. Torniamo verso il centro, che Paolo ci voleva far fare un chinotto. Un chinotto di 2 ore fa passare il malumore. Primo concerto di Dischianto, si via Bologna, a 100 metri da qua. Regalavano per l'occasione frutta e verdura, perché da tirare, sì. Ma veramente? Perché la cultura è una verdura. Impazzire. Che ho da morire, chi l'aveva sognato, nella gola l'ho gustato, ma questa volta rotto dal lattaio. Ciao. L'aria di mare spettina tutti, anche il capitano più coraggioso a volte si spaventa uscendo dal suo porto. Ecco. Piano, che abbiamo il motore sto giro. Ciao, dopo. Ops. Piano. C'è un po' di preoccupazione rispetto all'Expo. No, su Torino, siete pronti a cogliere questi 20.000? Non dia retta alla stampa. Noi avremo per Expo 2015 il cibo, con una grande assemblea mondiale dedicata all'economia sostenibile, grandi mostre e infine c'è un percorso della spiritualità che sarà incardinato intorno all'ostensione della sindone. Ma quanti pensa di portarne da Milano qua? Non so, vedremo. Il bilancio lo faremo alla fine. Ci hanno detto che oltre ad essere una buona forchetta lei sa cucinare bene, è vero? No, mi piace mangiare bene, mi piace bere bene, no, una buona forchetta è mia moglie. Una buona cuoca è mia moglie. Dal mare è arrivato il cacao per compiacere la corte di Torino, antica capitale. Perduta la corona è il cioccolato, il gioiello più pregiato. Questo è il metodo, diciamo, il metodo migliore per fare la cioccolata. La cosa migliore sarebbe fare sciogliere una tavoletta. Poi ci sono diverse scuole di pensiero, per esempio i francesi la gradiscono la cioccolata calda molto liquida. Noi siamo i cugini poveri dei francesi. Un conto, come dicevi, la corte, ma per la città non direi. No, la città per fortuna ha avuto un colpo di reni, tutti stiamo lavorando perché diventi una città sempre più gradevole e attenta a quello che è il turismo, il turista e l'accoglienza. Oh, mi sento molto a corte con questo. Le nobili origini del cioccolato, direi che con questo bicchiere, questo calice, queste aromatizzazioni sono un po' un ritorno all'antico, se vogliamo, perché il cioccolato all'inizio, quando venne portato dal Sud America, non era zuccherato, non era dolce, non era servito dolce. Anzi, era proprio aromatizzato. E le aromatizzazioni servivano anche un po' a coprire determinati difetti. Tra le onde che hanno modellato le coste di Torino c'erano anche quelle fatte di uomini e donne venuti da lontano, in un viaggio che prometteva loro lavoro. Per conoscersi hanno usato un piccolo baracchino tra le fabbriche e le barricate. Come veniva
presentata la causa appunto di poter mangiare in fabbrica con una mensa, di poter quindi dare, se vogliamo, anche più dignità al momento dell'alimentazione in fabbrica. Intanto è una battaglia per i diritti fondamentale quella di ottenere un luogo in cui, tu hai parlato di dignità, cioè si affermi la dignità degli uomini e delle donne. Si collega ovviamente a tutte le lotte per i diritti che nei primi, diciamo che alla fine degli anni 60, caratterizzano le lotte operaie, quindi la mensa, il luogo in cui si può anche incontrare gli altri. Torino è una città di mare, ma per arrivare ad Alba serve solo pedalare. Nuova tappa, una veloce ricerca, nuova casa.